Finzione o realtà? Vi dico subito che oggi sono combattuto, la sapete come la penso sul governo giallo-verde, l'ho detto in tutti i modi, poi però batto nell'editoriale del Spiegel, quando un giornale straniero diventa sempre autorevole, se poi è tedesco, è il giornale più serio del mondo. Sul giornale più serio del mondo questi cretini sostengono che lo sport nazionale italiano, che possono magari essere il golf, il baseball, il cricket, è l'evasione fiscale. Questi cretini si permettono di scrivere sullo Spiegel che noi siamo come i mendicanti, anzi siamo peggio dei mendicanti, perché a differenza dei mendicanti, quando ci fanno l'elemosina non diciamo neanche grazie. Allora io voglio dire, posso pensarla duramente, posso pensare che lo spread sia aumentato e che costi per il nostro debito pubblico, sentite bene, soltanto l'aumento di questi giorni, se lo applichiamo sulla duration del debito nostro, cioè 7 anni, costa 7 miliardi lo scherzetto di queste ore, se si dovesse mantenere a quota 200, ma farsi scrivere che noi siamo dei mendicanti e che a differenza dei mendicanti noi non diciamo grazie, farsi dire che la nostra attitudine è il dolce far niente da un giornalista che probabilmente non ha la più pallida idea di quello che noi siamo e magari riportarlo considerando autorevole, beh, insomma, questa per me è carta straccia. Se il governo giallo-verde non vi piace, ci sta tutto. Se non vi fidate di Savona come non si fida Mattarella, ci sta tutto. Se volete criticare il governo grillo leghista, ci sta tutto, ma mendicanti lo dite a qualcun altro.